Anche la pandemia mi ha portato a scrivere questo libro. C'è un prima e un dopo. Dopo la pandemia le persone oggi ci chiedono di fare le cose con più responsabilità. Così il ministro degli esteri Luigi Di Maio ieri sera a Pescara nell'intervento per presentare il suo libro intitolato Un amore chiamato politica in occasione dell'inaugurazione al Teatro Circus del FLA, il Festival di Libri e Altre Cose, giunto alla 19ª edizione. Di Maio ha colto l'occasione anche per parlare della situazione politica odierna in Italia, rispondendo alle domande della giornalista Mediaset Veronica Gentili. Sembra che ci sia stata un'altra giornata di accordi e tornano in diversi su questo tema, la credibilità dell'Italia all'estero, anche se questo che è il governo di unità nazionale deve essere un governo coeso per forza di cose. Oggi sono stati votati due emendamenti, Renzi e Italia Viva ha votato con il centrodestra, Patuanelli ha dichiarato che potrebbe essere l'inizio di un'altra crisi di governo potenziale. Allora ti domando se secondo te, visto che stiamo per giocare un'altra partita importante come quella del Quirinale e quando si giocano le partite importanti non si sa mai cosa prevedere da Renzi, ti chiedo cosa ti aspetti? Ti aspetti davvero che passi al centrodestra e ti aspetti che possa essere davvero votare il Presidente della Repubblica con loro? No, ma sicuramente già nel centrodestra, l'abbiamo visto col DDL Zan, cioè non c'entra niente il provvedimento che hanno votato oggi o il DDL Zan per loro, si stanno solo contando in vista del gioco, che perché per loro è drammaticamente un gioco, dell'elezione del Presidente della Repubblica. Io penso che in questo momento, soprattutto sull'elezione del Presidente della Repubblica, dovrebbe prevalere l'interesse nazionale. Non provo a spiegarlo a loro due, perché tanto è inutile, ci perdiamo solo tempo, però l'interesse nazionale dovrebbe essere quello di individuare una persona alla Presidenza della Repubblica che possa essere garante della Costituzione e dei valori che contiene. Nulla di tutto questo credo si stia pensando in questi giochi che stanno facendo. Certo, c'è una maggioranza che si compone, come vedete, e che vede sostanzialmente in questa maggioranza parlamentare Meloni, Salvini, Berlusconi e Renzi insieme, e noi ci dovremo abituare nei prossimi anni a vedere questo, quello che era un trio, adesso sono in quattro, e auguri, perché in quattro hanno quattro idee completamente diverse, sia sul Quirinale sia su cosa fare di questo paese. Ma tant'è, lo vediamo più volte continuamente, e non mi stupisce che Matteo Renzi stia guardando al centrodestra.